Pace a te, Dio ti benedica e ti ricolmi di benedizione, ma quella grande che viene dal Signore. Vogliamo chiedere al Signore che la sua benedizione si posi su di noi ancora in questo giorno. Non è che dobbiamo sentire chissà che cosa o che cosa dobbiamo meritare. Dobbiamo soltanto esercitare quel poco di fede di rivolgerci a Lui. Di guardare in faccia a Lui per così dire, di volgere lo sguardo del nostro cuore. Sappiamo che non abbiamo una grande fede, ma quella poca che abbiamo cominciamo a svilupparla verso Di Lui e ci già muoviamo verso Di Lui. Già alzare lo sguardo verso il Signore, lo sguardo del nostro cuore. Se poi possiamo anche gli occhi, meglio è. Se possiamo anche le mani, meglio è. Diciamo elevarci, cominciare a elevarci, già è un'espressione. È come se stai vicino a una persona con la testa bassa e ti guardi la punta delle scarpe. Oppure, se stai già di fronte con un bel sorriso, già ti viene la voglia di iniziare un argomento e possibilmente di chiedergli qualcosa. Ma se ti guardi le scarpe che gli vuoi chiedere? Pensa per un attimo, no? Hai bisogno di qualcosa. Se guardi in faccia alla persona, comunicando è facile che ti viene la voglia di dire "Senti, mi servirebbe". Ma se tu ti guardi la punta delle scarpe, non glielo chiedi neppure. Allora noi cominciamo ad esercitare quel poco che abbiamo. Lo sappiamo, non ne abbiamo Sappiamo che non possiamo andare in cielo perché è troppo lontano, ma sappiamo una cosa, che abbiamo la mano della fede, cioè questa arriva fino a qui, da qui arrivare al trono della grazia usiamo la mano della fede. Per dire Signore io fino a qua posso arrivare, in cielo non ci posso venire, abbassati su di me, ti cerco, ti invoco, ti voglio, vieni, un invito. Sincero col cuore, prima che andiamo avanti, vogliamo cantare un bel canto. Il Dio dell'impossibile, cioè che Lui fa le cose non possibili per noi. Infatti, se lo traduciamo con parole diverse, che è biblico questo pensiero, Dio, Gesù dice: Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Allora ci sono delle cose che dobbiamo fare noi e sono possibili, facciamole. Quelle impossibili, rivolgiamoci a lui. Risponde, non risponde. Ma se noi non ci proviamo neppure, <ride> non ci possiamo aspettare niente. Noi proviamoci. Può anche succedere che risponde, come dici tu. Tante volte abbiamo provato... Non ha risposto. Tante volte abbiamo provato, ha risposto. Beh, prendiamo la parte buona e rivolgiamoci a lui col cuore. Perché lui è l'iddio dell'impossibile. Cioè, lui è l'iddio che fa quello che a noi non è possibile. Mettiamo insieme le due cose. Noi esprimiamo quel poco di fede che abbiamo e chiediamo grazie a lui. Può darsi che risponde, almeno proviamoci. È come se qualcuno ti vuole offrire qualcosa. E tu stai con le mani in tasca e non allunghi neppure la mano per prendertelo. Ora, noi quando ci rivolgiamo al Signore stiamo allungando la mano invisibile della fede. Ebbene almeno quella è richiesto nel Vangelo facciamo quel poco che possiamo, il resto lo fa Lui. Cantiamo questo bel canto, Dio dell'impossibile, incoraggiamoci insieme e andiamo a Lui. Lui sa che cosa deve fare, è Lui quelle cose che devi fare, deve fare nella tua vita e nella mia vita, non devi chiedere permesso a nessuno, perché Lui è il Dio altissimo, cioè è al di sopra di tutto e di tutti. E a lui vogliamo dare gloria. Cantiamolo insieme questo bel canto. Rinuncia a me, la sua destra mi sostiene e mi fa vincere. Dio è che non rinuncia a me, la sua destra mi sostiene. Bene, ho già chiarito un poco prima qual è il pensiero, pensiero semplice, ma quelle le cose semplici sono quelle buone. Perciò vogliamo andare al Signore e poi condividiamo alcune porzioni della parola del Signore, ma non ci fermiamo di chiedere. Guarda, a volte cammini con delle persone che tu hai bisogno di qualcosa e Magari c'è l'intuizione che quella persona ti può essere di aiuto e, e l'altro ti dice ma no, lascia stare andiamo e perdi l'occasione. Se invece magari pensi che può risponderti, dici avvicini, per cortesia volevo chiederti questa cosa e quello ti dice sì, e hai fatto che dovevi fare. Così dobbiamo fare col Signore. Andiamo a Lui, preghiamo insieme. Dai, perché Lui è sempre presente e non va mai in vacanza, è sempre lì pronto. E fate conoscere le vostre richieste a Dio, dice la parola del Signore. Se noi non glielo diciamo neppure, vuol dire che stiamo bene come stiamo. Non, è, non dobbiamo fare così, dobbiamo seguire ciò che ci dice la parola del Signore. Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo che ancora oggi ci dai la bella occasione di venire a te così come siamo. Ci vieni a pescare a casa, sei venuto qui a casa mia, sei andato lì a casa della sorella, del fratello, ci hai messo insieme in un modo spettacolare, bellissimo. Ti ringraziamo Signore, ora Ti chiediamo insieme di parlare ai nostri cuori per mezzo della Tua parola e che lo Spirito Santo possa infondere in noi quella fede di venire a Te con tutto il nostro cuore. Te lo chiediamo insieme nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Gloria al Signore. Ebbene, questa mattina vogliamo parlare, vogliamo leggere. E vedere insieme una cosa molto importante. Noi siamo cristiani e c'è un, un modello di come deve essere la Chiesa. Se guardiamo adesso non capiamo niente perché è tutta rivoluzionata, ognuno, ognuno ha un Vangelo secondo sé. Non, non, ho detto già qualche volta, lo voglio ripetere. C'è il Vangelo secondo Matteo, secondo Marco, secondo Giovanni, secondo Luca, ma adesso ce ne sono tanti. Ognuno lo fa un Vangelo secondo me, ma noi dobbiamo avere un metro di misurazione, perché se secondo me il metro lo facciamo come vogliamo noi, quando vendiamo lo facciamo di 60 cm, quando compriamo lo facciamo di 1,20m a convenienza nostra, se il metro è metro, se il canone della parola del Signore è questo, se questo è il testamento, noi dobbiamo vedere che cosa dice il testamento per sapere realmente il testatore che cosa dice in verso noi che siamo interessati a scoprire l'eredità che ci ha lasciato. Va bene. Ora abbiamo qui qualcosa. La predicazione del Vangelo è accompagnata da segni, prodigi e miracoli. Questo troviamo nella parola del Signore. Ora ci guardiamo intorno e tutto questo non lo vediamo. Non lo vediamo nella Chiesa. O se lo vediamo vuol dire che si predica il Vangelo. Se noi predichiamo il Vangelo... Eh, non è che dobbiamo andare a scavare noi per fare segni, prodigi, miracoli, no. È il risultato della predicazione del Vangelo, perché così dice la parola del Signore. Se non, non li vediamo, allora vuol dire che non stiamo predicando il Vangelo. Stiamo passando un po' di tempo insieme, può essere anche così. Parliamo di cose buone, buoni ragionamenti, sani, eh, delle logiche secondo me, secondo me, secondo me, condividiamo tante cose che tutto sommato non sono buone, non sono male, però il Vangelo è un'altra cosa. Il Vangelo dobbiamo ricordare che è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, cioè potenza vuol dire dinamite. È questa dinamite ce l'ha il Vangelo perché quando arriva nel nostro cuore, che crediamo seriamente con tutto il cuore, questa dinamite sventra la vecchia natura di peccato, la sradica, è come quando ariamo un terreno, si ara un terreno, il terreno resta lì, però viene girato sotto sopra, anziché vedere, vedere le spine che crescono, vedi le radici… Che sono girate sotto sopra e che le spine sono state sotterrate. È un'opera che fa così lo Spirito Santo. Quando arriva la predicazione del Vangelo è come un campo che è pieno di spine, viene arato, girato sotto sopra, vedi le radici, però quelle spine non hanno più la possibilità di svilupparsi. Certo ricresceranno se li lasciamo crescere, però se gli stiamo dietro non gli diamo più la possibilità di crescere perché ci seminiamo la parola di Dio che produce un'altra cosa. Bene, la predicazione del Vangelo è accompagnata da segni, prodigi e miracoli. Leggiamo insieme in Romani capitolo 15 verso 19, dice così, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo, così da Gerusalemme e dintorni fino all'Iliria ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo. Beh, e c'è un largo spazio: l'Iliria si trova nei Balcani. Allora, qui l'Apostolo dice, Io, da quando il Signore mi ha chiamato, ho fatto questo da Gerusalemme. Lungo il Mar Adriatico fino nei Balcani, predicando l'Evangelo, come quando arriva il vento in un grano che lo vendiamo ondeggiare col vento: si vedono nei grandi campi il vento che fa così, così, il vento della predicazione del Vangelo. Leggiamo cosa dice. Guardiamo insieme: con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito di Dio, cioè lo Spirito Santo. Così da Gerusalemme e dintorni fino all'Iliria ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo. Aggiungiamo un'altra cosa, che è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Beh, Diciamo che come zoccolo duro, come piattaforma per cominciare abbiamo capito qualcosa, lode e gloria al Signore. Bene, quando predichiamo l'Evangelo, lo Spirito Santo opera segni e prodigi. Questo è il modello del Nuovo Testamento. Lui conferma che ha detto, quando noi facciamo, quello che ha detto, <ride> diciamo che opera con noi, che bello, dice se voi fate questo, accadrà questo, se noi non facciamo questo, non accade. Beh, e che cosa ci aspettiamo? Niente. Molti parlano sempre di raccolto, ma non seminano niente. Ma scusa, ma io mi chiedo, se tu a novembre non vai a seminare e poi coltivi durante il periodo, quando poi arriva giugno hai la speranza che devi raccogliere. Ma se tu non semini niente, non vai a coltivare niente, poi che cosa vuoi andare a mietere? Niente, perché quello che semini, quello raccogli. Cosa hai seminato? Niente. Cosa raccogli? Niente. <ride> Dice, ma fratello, ma tu parli di cose semplici. Lo so pure io, mi dici, lo so pure io, giusto, è certo che ti conferma che è così. E allora se è così dobbiamo vedere che qualcosa deve cambiare. Beh, guardiamo la promessa del Signore prima di salire al cielo, in Marco capitolo 16 verso 20. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, come il Signore aveva detto prima, nei versi precedenti, e il Signore operava con loro confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Mm. Se i segni non ci sono, il Vangelo non è predicato. Vuol dire che si parla di altre cose. L'ho già detto prima. Possono essere pure buone, però non è la predicazione del Vangelo. È come andare a pescare. Se andiamo a pescare con tutte le regole della pesca abbiamo qualche speranza. Se poi noi ci aspettiamo che i pesci vengano direttamente nella padella, <ride> mi viene da sorridere, sai perché un giorno c'era uno che si mise con la canna senza il filo e senza l'amo. E passò un signore e gli disse, ma che fai? Peschi? Sì, pesco. <ride> e dice, ma tu hai la canna, ma non ci hai messo il filo, non ci hai messo l'amo, non ci hai messo la esca. E com come vengono i pesci? No, dice, ma io ho sentito dire che per pescare ci vuole fortuna. E allora è inutile che ci metto il filo, l'amo. L'esca e poi pesco. Se ci vuole fortuna, io con la canna li devo prendere. cioè i pesci dovevano andare, saltare, andare sulla canna e poi scendevano nella padella. Pensi che ne raccoglieva di pesci quel signore? <ride> È da ridere, e meno male, almeno ridiamo. Il riso fa buon sangue. Ora guardiamo il modello, però, perché se no, che diciamo? Che passiamo il tempo. Questo è un tempo prezioso perché dobbiamo riflettere realmente eh, perché certe cose non succedono o perché eh, devono succedere. Guardiamo il modello atti 2,43. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Oh alleluia. Qui lo Spirito Santo mette luce nella Chiesa. Così seguiro, segu, seguivano il modello e lo Spirito Santo metteva timore, un santo timore, una santa riverenza divina. E questo santo timore di cercare Dio, questo santo timore verso il divino, il divino si manifestava. Il divino voglio dire lo Spirito Santo si manifestava. Leggiamolo un'altra volta questo modello, ognuno era preso da timore, questa è la Chiesa. E molti prodigi e segni erano fatti dagli Apostoli. Un modello? Perché succedeva questo? Guardiamo nel verso 42, loro seguivano il modello che gli Apostoli andavano avanti, avevano ricevuto da Gesù, si muovevano così. E ciò accadeva. Leggiamo il verso precedente. 42. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ora oh, andiamo al verso 23. Comprendiamo perché succedeva tutto quello. Ognuno era preso da un divino timore, da una riverenza particolare e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Mm. Gloria sia resa a Dio. Beh, il modello si comincia a vedere che cosa succede. Guardiamo ora, continuando, nel capitolo 4, verso 30, perché stiamo parlando della predicazione del Vangelo. Stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Che cosa facevano questi credenti? Invocavano la mano di Dio per più guarigioni, più miracoli nel nome di Gesù. Leggiamolo, leggiamolo un'altra volta. pregavano così, stendi la tua mano per guarire, perché possiamo vedere segni, possiamo vedere prodigi, mediante il nome del tuo santo servitore, tuo figlio Gesù. Ora, questo è il modello, ma Mo, se questo è il modello, prendiamo il modello. Lo mettiamo al fianco della chiesa che noi frequentiamo. Ora, se la chiesa è così, succede così. Se non succede così, vuol dire che la chiesa non è così. Dobbiamo rivedere dove è scassata questa chiesa. <ride> Signore, aiutaci. Mi viene da sorridere perché io ci vedo una logica in quello che diciamo. Non sono paroloni, non sono cose, diciamo, è un confronto. Signore aiutaci. Passiamo al capitolo 5, verso 12. Che bella la parola del Signore. Grazie Signore perché tu sei speciale. Leggiamo, leggiamo molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli perché imponevano le mani, impartivano la benedizione di Dio e tutti co di, di comune accordo si ritrovavano sotto il portico di Salomone non avevano neanche una bella chiesa <ride> all'aperto insomma non si capiva di... però intanto succedevano cose belle fuori all'aperto nel tempio non li sopportavano il tempio no, qui dentro non c'entrate voi fate confusione qua bisogna stare con la museruola bisogna stare zitto qua dobbiamo fare solo i riti oh, dobbiamo fare tutti la stessa voce dobbiamo suonare il campanello alzare il capo suoniamo il campanello abbassiamo il capo non ci dovete entrare e dove ci mettiamo? sotto il portico perché se piove o se fa caldo stiamo bene ma anche lì succedevano cose dell'altro mondo, sì, perché venivano dal regno di Dio. Leggiamolo un'altra volta. Questa <ride> chiesa non aveva il locale, ma aveva qualche altra cosa. Molti segni eh, e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli, e tutti di comune accordo si ritrovavano sotto il portico di Salomone. Beh, dove ci vediamo? Dove ci troviamo? Dove facciamo il culto? Eh, vabbè ci vediamo fuori all'aperto. <ride> Ma che bello. Allora, la Chiesa era formata, fondata sulla potenza di Dio. Guardiamo come continua questa Chiesa che si costruisce nel capitolo 6, verso 8. Ora Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Che bello! Allora abbiamo parlato dei discepoli, abbiamo parlato degli apostoli: e beh, quelli hanno un ministero speciale, loro lo possono fare. No. Stefano non era apostolo, non era discepolo, era un credente. Alleluia, un credente. Guardiamo, leggiamo un'altra volta. Ora Stefano, pieno di grazie e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Gesù aveva detto nel Vangelo di Marco, coloro che credono, imporranno le mani sugli infermi e guariranno. E eh, coloro che credono, gli apostoli solo, no. <ride> Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove e chi più ne ha più ne metta. <ride> mi piace perché gioisco dentro. Sembra, è una parola semplice ma mi fa gioire dentro. Perché la parola del Signore demolisce tutte le teorie che vengono aggiunte a certi versi della parola del Signore non solo gli apostoli, non solo al tempo apostolico, ci sono addirittura delle Bibbie che hanno dei commenti su queste cose, che razionalizzano l'opera del Signore in quel tempo, basta, sono morti gli apostoli, sono morti i segni, sono morti i prodigi, sono morti, è morto tutto, e allora siamo morti pure noi perché già partiamo col concetto che dobbiamo andare in chiesa e che non succede niente perché Dio ha esaurito tutto durante il primo secolo, dopo le riserve non ci sono più, allora Dio aveva il potere, adesso non lo può fare più perché allora lo faceva con gli apostoli, qualche credente speciale, ma chi l'ha detto queste cose? <ride> Signore aiutaci. Io ho una Bibbia che dice proprio questo, il commento. Quando mi devo preparare, non la piglio proprio. Perché dico, quella già mi dice che non succede niente. Che, che fede mi dà sta Bibbia? Anzi, distorce la parola di Dio. La parola di Dio mi dà la fede, il commento del commentatore me la fa perdere eh, che guaio. Il eh, eh, Signore aiutaci. <ride> Se noi già partiamo, che succedeva solo allora, non manco chiediamo, sembra ridicolo, però a me succede così. Se devo parlare sulle opere che fa lo Spirito Santo, perché mi invita a farlo come stamattina, io quei commenti là non ci sono proprio entrato, perché quelli, anziché costruirmi, mi demoniscono. Che, de che dobbiamo imparare quando noi ascoltiamo la parola e poi ci viene commentata col senso che una volta ma adesso non più e tu non ci vai proprio. È come se vai a una parte che il prodotto è esaurito e se nel negozio è esaurito ciò che ti serve, tu non parti manco da casa. Una volta mi piacciono queste cose perché ci aiutano. Una volta sono partiti due da vicino al mio paese, sono andati a Napoli. Arrivati là dice, beh, siamo venuti fino qua, compriamoci una sfogliata. Qui fanno le sfogliate che sono speciali. Sono entrati dentro a un bar, dice una sfogliata. Ha detto il proprietario, mi dispiace, sono esaurite. Ah, va bene. È uscito fuori, ha detto con l'altro. Dice: Ha detto che sono esaurite, ma chissà che cosa ci ha messo sopra. Che cos'è esaurito? Perché noi diciamo sono finite. Dice: Ma non lo so, forse è una qualità che, 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 che si ci mette qualche cosa di speciale sopra. E dice: Avranno un sapore diverso. Dice: Che facciamo allora? Dice: Entra un'altra volta e digli: Anche se sono esaurite, dammele lo stesso. Come dire che dice, ma no, ma che ti posso dare? Sono finite. Ora, se noi andiamo in una chiesa dove già ci dicono prima che le lingue sono già cessate con gli Apostoli, che i miracoli non ci sono più, che i prodigi Dio li faceva con gli Apostoli e qualche credente come Stefano, mo sono esaurite. Allora sono finite. Che andiamo, a, che andiamo a chiedere a Dio dove ci viene predicato un Vangelo. Ho detto prima che dove il Vangelo viene predicato, le cose accadono, dove non viene predicato il Vangelo, ma viene commentato al contrario di quello che dice il Vangelo. Fratello mio, eh, siamo messi male, Signore, aiutaci! Leggiamo un'altra volta 6-8, così. Vediamo la scrittura che ci dice, sta scritto. Gesù diceva, per combattere il diavolo, per combattere le false dottrine, perché di quello si tratta, Gesù aveva una difesa forte, stava tranquillo e diceva al diavolo, sta scritto così, che dici? Sta scritto, noi dobbiamo imparare a credere ciò che sta scritto ed escludere quello che non è scritto. Leggiamolo insieme. Che sta scritto? Ora Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Stefano non era un apostolo. È incoraggiante, è, 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 è un incoraggiamento per ogni membro della Chiesa. Se fino adesso ti hanno detto diversamente, sorella mia, fratello mio, noi dobbiamo andare al Signore. Non hai esaurito niente. In Ebrei capitolo 13 verso 8 dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. È lo stesso nel senso di potenza, di potere, non lo stesso che cammina ancora per la Palestina in altra forma come è venuto Gesù in altra forma Dio in altra forma così Gesù in altra forma vive nei nostri cuori per lo Spirito Santo leggiamo io vi mando un altro che mi sostituisce perciò Gesù Cristo è lo stesso ieri oggi e in eterno che vuol dire questo vuol dire che opera segni prodigi miracoli battezza nello Spirito Santo e compie tutto allo stesso modo vogliamo dare gloria a Dio alza la tua mano verso il Signore gloria a te Signore quanto è bella la tua parola mi stai incoraggiando oggi di venire a te alleluia alziamo il capo vuol dire andiamo a lui non ci fermiamo risponde non risponde noi sappiamo che risponde se poi non risponde, noi proviamo un'altra volta perché dice cercate, 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 bussate, 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 chiedete, chiedete, chiedete. Gloria al Signore. Guardiamo come continua. Mi piace, io adesso non ho l'orologio, non voglio certe volte, non avendo l'orologio, mi sballo. Va bene, ma tu hai capito già. Leggiamo nel capitolo 14 verso 3. Tuttavia rimasero là per molto tempo, predicando con franchezza e confidando nel Signore. Non mollavano, che rendeva testimonianza alla parola e la parola che produce questo. Della sua grazia e concedeva che per mano loro avvenissero segni e prodigi e miracoli. Che cosa facevano questi fratelli? Predicavano il Vangelo così com'era, così come Gesù aveva detto. Quando noi pensiamo di volere aggiustare il Vangelo, gli togliamo la vita. Fa conto di avere un albero vicino a casa tua, che è rigoglioso, bello. E domani mattina pensi di dire, questo è un po' stolto. Adesso prendo il motosega, lo voglio fare quadrato, perché poi quadrato sembra più bello. Dopo un po' di tempo secca, l'hai fatto più bello, l'hai fatto morire. <ride> Hai capito bene. <ride> Abbiamo un fiume qui vicino che un giorno si sono inventati per spendere un po' di soldi politici così via, dice questo fiume adesso. Gli facciamo un bel letto di cemento, così sfila meravigliosamente. Era pieno di fauna, serpi, pesci, Anitre, tutto quello che ci poteva essere, era bellissimo. Quando stavi sul ponte vedevi animali che giravano, cigni. Ma cosa non c'era? L'hanno fatto bello. L'hanno incementato. State, non c'è neppure un topo più lì dentro. Gli abbiamo tolto la vita. Abbiamo tolto la vita. A quel, prodotto, a quel fiume. Ora noi il Vangelo o lo lasciamo com'è, lo predichiamo com'è, lo accettiamo com'è e vediamo i risultati della benedizione di Dio. Se poi ognuno lo vuole aggiustare, <ride> hai già capito tutto. Non mi dire che non hai capito perché, sennò, veramente mi fai scoraggiare. <ride> Signore. La potenza divina confermava che Paolo e Barnaba venivano da parte del Signore e parlavano da parte di Dio per confermare la parola. Noi abbiamo, noi di parole di vita, abbiamo una io personalmente ho una convinzione e di mi prodico con tutto il cuore e ti chiedo di aiutarmi. Per piacere, se tu credi la stessa cosa... Aiutami perché ti voglio dire una cosa col cuore, mi viene da piangere mentre lo dico. Io credo fermamente che dovunque arriva la parola del Signore, cambia e trasforma le persone. Non è la nostra capacità, è la parola del Signore, perciò cerco tutti i social, tutte le possibilità. Di raggiungere più persone possibili con la parola, perché ciò che cambia la nostra vita è il Vangelo alimentato dallo Spirito Santo. Gloria al Signore! Alleluia! Io voglio raggiungere più persone ogni giorno attraverso qualsiasi metodo, qualsiasi possibilità di far giungere negli orecchi la parola del Vangelo, perché l'Evangelo è la potenza di Dio. Rileggiamo questo verso perché noi dobbiamo incrementare la conoscenza di ciò che dice la parola perché questo produce la fede tuttavia rimasero là per molto tempo predicando con franchezza il vangelo e confidando nel signore che rendeva testimonianza alla parola di Dio della sua grazia e concedeva che per mano, attraverso l'impartizione dell'imposizione delle mani, loro avvenissero segni e prodigi. Mi viene da piangere perché è questo che dobbiamo vedere. Fratello, ti voglio chiedere se tu pensi e credi allo stesso modo. Mettiamoci insieme per l'anno che viene. Alleluia. Mettiamoci insieme e raggiungiamo più anime con la parola senza metterci il resto. Continuiamo a predicare la parola perché la parola trasforma il cuore delle persone. Alleluia. Leggiamolo un'altra volta per cortesia. Tutte le invenzioni non servono a niente. Dio ci ha dato le cose semplici e noi le facciamo complicate. Tuttavia, rimasero là, io voglio restare qua finché Dio mi dà vita per molto tempo predicando con franchezza e confidando nel Signore che rende testimonianza alla parola della sua grazia che concede per mezzo della predicazione del Vangelo. Questo è il Vangelo. Grande sei, Signore. La potenza divina confermava che Paolo... E Barnaba venivano e parlavano da parte di Dio. Leggiamo, continuiamo perché questo è lo zoccolo duro della Chiesa. La Chiesa o così o se no non è Chiesa. Non parlo della Chiesa monumento, parlo della Chiesa movimento. Hai capito bene che sto dicendo. Leggiamo il capitolo 15, verso 12. ci aiuta la parola. Tutta l'assemblea tacque e stava ad ascoltare Barnaba e Paolo che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva, fa Dio aveva fatti per mezzo di loro tra i pagani. Barnaba non era un apostolo, <ride> ma qui dice per mezzo di loro. Il secondo viaggio missionario, avevano di che raccontare, quando noi predichiamo il Vangelo abbiamo di che raccontare. Fratelli posso dire, sore, ti posso dire con tutto il cuore, il mio cuore scoppia di passione perché ogni giorno il Signore mi fa vedere miracoli, arrivano messaggi da tutte le parti che Dio opera. Ma è la parola di Dio che fa questo, non è il predicatore. E quando viene seminato il Vangelo, compie potenti operazioni. A nostra insaputa, ma che importa? Dio li deve fare e Dio deve essere glorificato dai cuori che incontrano Dio e lodano Dio. Alleluia. Che bello, Signore, grazie. Le grandi opere che Dio aveva fatto anche nel loro secondo, mission... nel loro viaggio... secondo viaggio missionario, perché Dio stava adempiendo le promesse che aveva dato. Nel capitolo 2 degli Atti Dio aveva promesso che da lì in poi doveva fare cose dell'altro mondo. Dio farà cose dell'altro mondo. Ogni giorno noi aspettiamo un grande risveglio. Leggiamo nel capitolo 2 verso 19 che serve pure per noi. Piango di gioia perché il Signore continua ad operare e credo che ci sono molti fratelli e molte sorelle che crediamo la stessa cosa. Mettiamoci insieme fratello, sorella, dovunque ti trovi. Per piacere ti dico. Diamoci la mano insieme, come fece Paolo e Barnaba, e non ci fermiamo, perché dobbiamo vedere la gloria di Dio che si manifesta in un modo potente. Il diavolo cerca di fermarci, cerca di, eh, ci vuole scoraggiare, ma non c'è niente da fare. Con Dio non possiamo tornare indietro, perché Dio ogni giorno ci conferma. Fratelli, mettiamoci insieme il 2022, Dio piacendo, con l'aiuto del Signore. Se ci aiutiamo a vicenda nella preghiera e nel sostenere quello che dobbiamo portare avanti, dobbiamo raggiungere tutte le nazioni della terra perché Dio lo vuole e noi lo dobbiamo fare, noi credenti lo dobbiamo fare. Non sono quelli simpatizzanti che non sanno ancora, no, 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 noi che abbiamo sperimentato la grazia del Signore, a noi è stato dato questo come obbligo di, di, al di sopra di qualsiasi altra cosa. Mettiamoci tutto il cuore e andiamo avanti. Non ti voglio dire di più perché hai capito. Leggiamo ancora che dice la parola del Signore. Farò, Dio così ha detto nella sua parola, questa è la parola di Dio: farò. Leggi insieme come piano piano: farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue e fuoco e vapore di fumo. Ci saranno altri prodigi che sono quelli degli, degli ultimi tempi, che già, hanno inizia, già sono iniziati. Però in mezzo a tutti questi segni e prodigi. C'è salvezza, liberazione, guarigione, battesimi di Spirito Santo e risposte che vengono date da Dio al cuore desideroso di vedere Dio come opera in un modo potente. Alleluia. È per mezzo della Chiesa che Dio deve fare questo. La Chiesa deve portare questo messaggio. Quando la Chiesa si interessa di altre cose... Quando entra in altri reparti per voler fare, sta chiudendo la porta al potere di Dio. Ci sono tanti compiti che la Chiesa deve fare, ma il primo è di predicare l'Evangelo, di vedere le anime salvate. Questo è il primo passo. Portare anime al Signore. Non che entrino in una Chiesa nuova con un altro nome, no. Nati di nuovo, rinati dallo Spirito Santo, con uno spirito di consacrazione, di santificazione e con il desiderio di vedere la gloria di Dio che si manifesta in lungo e in largo portando anime al Signore. Gesù è venuto per cercare e salvare prima di tutto le anime, poi tutto il resto. Noi dobbiamo avere questo in mente per andare avanti secondo il Signore. Ora, Guardiamo la Chiesa come progredisce poi, come struttura generale. Leggiamo in primo, secondo Corinzi, capitolo 12, verso 12, quale incoraggiamento troviamo dall'Apostolo Paolo? Dice, certo, c'è sempre chi la pensa diversa, anche con lui era la stessa cosa, i segni dell'Apostolato sono stati compiuti tra di voi, in una pazienza tutta prova, nei segni, nei prodigi e nelle opere potenti. Anche al tempo di Paolo c'erano quelli che avevano un modo di predicare diverso. Ma lui diceva a questa Chiesa che aveva beneficiato dell'opera sua, una Chiesa di 50.000 persone, fratello un apostolo che sa coinvolgere le persone <ride> e fa una chiesa di 50.000 persone e è, è, è un bel ministero. Il ministero è così. Alleluia. Gloria al Signore. La chiesa cresce in questo modo, per crescere sana. Perché Dio della sua chiesa che è il corpo di Cristo ha in mente di farla distinguere non per il tipo di cravatta di organizzazione di no per il tipo di struttura spirituale che dove arriva lo Spirito Santo opera in un modo potente leggiamo cosa dice in ebrei capitolo 2 verso 4 quanto è bella come fai a dire diversamente se la parola del Signore si apre così davanti a noi, ci parla in un modo che no, non possiamo dire diversamente? Quando sentiamo che si dice diversamente è un'altra sorgente, non viene da Dio, viene da strutture che non, non hanno nulla a che vedere con Dio, è un'organizzazione. A sé stante che parla di Dio giusto per attirare la gente, come fanno i maghi che mettono la Bibbia per fare andare le persone e poi li stregano. <ride> li stregano vuol dire che gli passano la carta vetrata anziché passare l'unguendo dello Spirito Santo. <ride> Sai che vuol dire? la differenza tra strega, essere stregati o essere ripieni dello Spirito Santo. E stregati vuol dire che quando ti tocca ti strega con la carta vetrata la più druvida che c'è e ti, ti lacera tutto, mentre quando è lo Spirito Santo ti unge, che ti addolcisce, che senti la dolcezza dalla presenza della mielina dello Spirito Santo che ti plasma tutto l'essere. Alleluia. Leggiamo, mentre Dio stesso, chi è che fa queste opere? È Dio, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alle loro, loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con i doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà gloria sia resa di oh alleluia alleluia siamo lontani ma non siamo lontani vogliamo dire grazie signore vogliamo mi sento proprio nel cuore di invitarti mi sento nel cuore di invitarti sore e frate tu che comprendi che stiamo dicendo Fermiamoci un attimo, chiediamo al Signore, Signore, per amore del Tuo nome, vogliamo vedere la tua Chiesa che cresca, che proliferi secondo l'insegnamento della Tua parola. Spirito Santo di Dio, spandi la tua presenza su di noi, sui nostri cuori. Comincia da questo momento, avvolgi le nostre menti, i nostri cuori. E che tu possa operare perché vogliamo vedere la tua gloria. Non quando veniamo nel cielo, ma la vogliamo vedere prima che si spanda sul tuo popolo e che lingue di fuoco possano uscire dalle nostre teste con il fuoco dello Spirito Santo e la gloria di Dio che si manifesta su ogni credente che apre il tuo, suo cuore a te. Preghiamo insieme che lo Spirito Santo possa operare a partire da questo momento in preparazione per il 2022 che dobbiamo con il Signore raggiungere tutte le nazioni con la parola di Dio perché è la parola del Signore unta dallo Spirito Santo che Salva, guarisce, battezza e produce segni, prodige miracoli di ogni genere. E a te, Signore, vogliamo rendere lode, onore e gloria. Alleluia. Rileggiamo quello che abbiamo letto insieme. Alleluia, gloria. Ma che bello. Grazie per l'unzione del tuo Santo Spirito, Signore. Alleluia. Mentre Dio stesso, qua non si tratta di qualche fonte diversa, aggiungeva ed aggiunge la sua testimonianza con coloro che predicano l'Evangelo. L'Evangelo però, della grazia, segni e prodigi con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Alleluia basato sul modello della, delle persone alla Chiesa fatta di persone. Dove deve succedere questo? Nella Chiesa. Ma la Chiesa non le mura, la Chiesa sono le persone. Su chi si deve sviluppare questo modo di credere in Dio e di camminare con Dio? Alle persone che sono la Chiesa. <ride> Siamo noi. Tu, io, le persone che credono, alleluia. Guardiamo come incrementa Dio per arricchirci di doni speciali. Leggiamo in 1 Corinzi, capitolo 12, verso 9. Dio arricchisce la Chiesa perché non dà solo agli apostoli queste cose, ma dice a un altro fede, a un altro mediante il medesimo spirito, a un altro doni di guarigione per mezzo del medesimo spirito e chi più ne ha più ne metta. Il Signore vuole riversare queste cose, questi beni, questi doni nella Chiesa, ma se noi andiamo in una Chiesa dove questo non si crede neppure, che cosa possiamo aspettare dal Signore se noi non crediamo? E Dio che ha arricchito la Chiesa con uomini e ministeri. Leggiamo insieme nel verso 28, perché ci manca il tempo di leggere tutto. Che bella la parola. E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo gli Apostoli, in secondo luogo dei Profeti, in terzo luogo i Dottori, poi i Miracoli. Oh alleluia, allora ci sono, poi doni di guarigione, ma allora ci sono, poi assistenze, allora ci sono, doni di governo, diversità di lingue. Come facciamo a dire che queste cose erano per il primo secolo quando noi vediamo che Dio dice nella sua parola che questi ministeri sono stati dati agli uomini nella Chiesa o alla Chiesa attraverso gli uomini? Dove si predica un Vangelo diverso, sore, Dove si predica un Vangelo diverso, fratello. Quello non è il Vangelo, è un poco di passatempo. Noi dobbiamo ristrutturarci spiritualmente. Non in qualche paese, dice la parola del Signore, succedevano queste cose, ma su larga scala. Abbiamo letto fino sulle coste adriatiche. E nei Balcani, dovunque andava, Paolo, Barnabas, i credenti, era una, un modo di camminare con segni, e miracoli allo Spirito Santo che operava. Rileggiamo dove siamo partiti, 15.9 9 Va bene, leggiamo prima questo. E Dio a posto della Chiesa, adesso, la Chiesa, parliamo di adesso. In primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori. Poi miracoli, allora i miracoli ci sono. Poi donne di guarigione, allora possiamo essere guariti. Assistenze come la caritas e comandia, va bene anche quello. Donne di governo, eh, diversità di lingue. Allora il battesimo dello Spirito Santo di parlare in altre lingue c'è. Se succedeva su larga scala un'altra volta succede ancora su larga scala fino all'estremità della terra. Abbiamo letto, guardiamo, in Romani 15, 19, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo, lo Spirito di Dio, così da Gerusalemme e d'intorni fino all'Iliria ho predicato dappertutto il vangelo di Cristo e noi ci dobbiamo fermare nei Balcani. No, 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 no. No, 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 no. Noi abbiamo un altro confine. Fratè, sore, guardiamo dove dobbiamo arrivare noi con la parola di Dio. Leggiamo insieme in Matteo capitolo 24 verso 14. Perciò ci dobbiamo mettere insieme, fratello, mi vuoi aiutare? Ci vogliamo aiutare? Vogliamo raggiungere più persone possibili. Sai, fare guerra con il diavolo ci vogliono soldati che pregano, ci vogliono intercessori e ci vuole munizione per continuare il cammino. La guerra, chi va avanti... Ha bisogno di chi porta dietro munizioni, sostenere i soldati che eh, devono mangiare, che devono camminare, devono proseguire. Così dobbiamo metterci insieme. Non guardare in piccolo, guardare in grande. Noi dobbiamo guardare in grande perché il, Gesù ha detto una cosa importante. Se sei un discepolo, una discepola del Signore, Gesù ha detto una cosa a me e a te. Nel Vangelo di Matteo e negli altri Vangeli ho detto andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Questo è il Vangelo, e questo Vangelo del Regno sarà, deve essere predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. E poi in quale chiesa devono andare? Colui che li chiama, li sa custodire. Noi li vogliamo incastrare prima in un sistema religioso e poi non saranno mai salvati perché vengono posseduti da uno spirito religioso. Da uno spirito settario noi dobbiamo predicare l'Evangelo in tutto il mondo perché Gesù ha detto che questo Evangelo deve essere predicato in tutto il mondo. Noi questo dobbiamo fare, io e te. Questo ci dobbiamo dare la mano e dire: Frate, che fai tu? Frate, io posso fare questo, io posso fare questo. Mettiamoci insieme. Tu prendi la benzina, io prendo la macchina e andiamo se non restiamo bloccati tutti e due, io con la macchina senza benzina e tu che hai la benzina stai seduto sul bidone, con la benzina dentro, col pericolo che ti incendi, mettiamo insieme le due cose, tu piglia la benzina, io piglio la macchina, ce la mettiamo dentro e andiamo fino all'estremità della terra, in tutto il mondo e portiamo... L'Evangelo. È figurativo, a me è figurativo questo linguaggio, ma se tu hai l'orecchio spirituale hai capito bene perché lo Spirito Santo ti guida per capire qual è la tua parte. Se non resti fermo, io resto fermo. Mettiamoci insieme, invochiamo il Signore e diciamo Signore, tu hai detto di andare, io faccio la mia parte e vado insieme. Io vengo insieme con te, tu vieni insieme con me e portiamo il Vangelo. Perché è il Vangelo che salva le persone, è la parola di Dio ed è lo Spirito Santo che opera, è Cristo colui che ha le redini di ogni cosa. E noi dobbiamo essere sottomessi al Signore. Vogliamo ringraziare il Signore perché non mi dire che non hai capito. <ride> Se no, sì è vero, è un Vangelo artigianale. Così, però questo è il Vangelo, Gesù pure lo faceva artigianale quando parlava con quelli del suo tempo. Forse tu sei uno che ha studiato troppo, ti sembra troppo terra terra, però il Vangelo è così, è semplice, ma quando abbiamo a cuore di fare quello che il Signore ci fa comprendere, quello che è importante è che abbiamo capito. Poi se la A è chiusa con la O, la, la parola abbiamo chiuso, anziché il verbo essere, il verbo avere, abbiamo messo in, È importante che hai capito che cosa dice il Signore. Dice che dobbiamo aspettarci grandi cose se ci mettiamo a fare la sua volontà. Ringraziamo il Signore insieme. Dai. Signore ti ringraziamo per la tua parola, perché tu ci hai fatto comprendere che cos'è la Chiesa. E noi siamo la Chiesa, le persone, Signore, non il monumento, ma il movimento che è guidato dallo Spirito Santo. Mettici in movimento per raggiungere ogni giorno più anime possibili con la tua parola. Te lo chiediamo, Signore, tutti insieme, nel nome di Gesù Padre. Amen, amen, amen. Mettici un bel ammenne anche tu, vuol dire così sia. Signore, ora che ho capito, voglio vedere che cosa posso fare per partecipare a questa opera che si è messo nel cuore di portare la Tua parola. Signore, aiutaci insieme per poter proseguire senza fermarci fino al tuo ritorno. Alleluia. Prendi nota dove abbiamo letto, così li vai a rileggere e vedrai che lo Spirito Santo ti dà altro incoraggiamento. La predicazione del Vangelo è accompagnata da segni, prodigi, miracoli e di più, eh? Noi ci siamo fermati qui per ragione di spazio. Romani 15, 19, Marco 16, 20, Atti 2, 43, 2, 42, 4, 30, 5, 12... 6-8, ebrei 13-8. Fai una bella foto sulla televisione. Atti 14-3, Atti 15-12, Atti 2-19, Secondo Corinzi 12-12, Ebrei 2-4, Primo Corinzi 12-9, Primo Corinzi 12-28, Romani 15-19, Matteo 24-14. Dio piacendo, ci vediamo questa sera per il culto di adorazione alle ore 19.30. Ti voglio ricordare che ci sono altri programmi In fra questo spazio alle 15.30. C'è il programma Guarig liberazione e guarigione, guarigione e liberazione. Ora che hai capito meglio, mettiti insieme con il fratello alle 15:30 e, e preghiamo per questo se sei malata continua a pregare il Signore che ti, ti possa guarire mentre stai su se non puoi vedere eh, una parte guarda sui social perché siamo così distribuiti su tutti i social che ci sono in circolazione perché ogni giorno cerchiamo nuovi sistemi come poter entrare in tutte le direzioni segui dove meglio puoi e aspettate grandi cose da Dio, da Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Leggiamolo nella sua parola, così comprendi di che cosa stiamo parlando. Ciò che è scritto è quello che è importante. Gesù così ha detto col diavolo, questo è scritto. Noi così diciamo a tutte le teorie che sono diverse, perché questo è scritto. Leggiamolo, 13.8, ebrei 13.8. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli che cosa vuol dire? Continua a salvare, a guarire, a battezzare nello Spirito Santo, a compiere segni e prodigi oltre la nostra immaginazione. E noi non ci fermiamo perché Gesù Cristo ci ha chiamato a portare avanti questa opera. E noi siamo felici di camminare con lui. Mettiamoci insieme e portiamola insieme perché Gesù è grande e resta, non resta debitore di nessuno. Gesù ha detto che se anche dai un bicchiere di acqua a uno per conto suo come per lui, per sostenere un'opera non ne perderai il valore. Alleluia! Gloria al Signore! Andiamo avanti, il Signore è grande. Ci vediamo stasera, Dio piacendo per il culto di adorazione. Pace e buona giornata.